Stefano De Martino verso la chiusura di Step, sono un po' malinconico. Stasera tutto è possibile, il conduttore ha confessato di essere un po' malinconico prima dell'ultima puntata. Giovedì prossimo andrà in onda l'ultima puntata di questa edizione dello storico show di Rai 2 condotto ormai da anni da Stefano De Martino. E anche questa volta gli ascolti sono stati alti e ben al di sopra della media di rete. Si segnala che proprio in queste ultime ore è stato pubblicato un video nelle pagine social ufficiali del secondo canale Rai, un video in cui l'ex marito di Belen Rodriguez non ha fatto mistero di essere particolarmente triste che questa edizione dello show sia arrivata ormai alle battute finali, sono un po' malinconico. Stefano De Martino ha rivelato che si è sempre divertito lavorando. Successivamente il conduttore di Stasera Tutto è Possibile, sempre in questo video pubblicato in queste ultime ore sulle pagine social ufficiali del secondo canale Rai, ha colto la palla al balzo per confessare di aver sempre considerato il suo lavoro un vero e proprio divertimento. Perché malinconico? Per me questo non è un lavoro punto 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 e apostrofo una vacanza, veramente punto 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 mi diverto, sto con gli amici punto 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 poi con i vari lavori siamo tutti distanti, facciamo fatica ad incontrarci, per organizzare una cena ci mettiamo un mese. Invece grazie a questo lavoro De Martino, che si avvia a chiudere questa edizione del suo show, ha l'opportunità di vedere spesso i suoi amici. Ci sarà una seconda edizione dello show cult di Rai 2. Il conduttore ci scherza su. Stefano De Martino ha poi concluso questo video chiedendo ad uno dei comici di Stasera Tutto è Possibile se è il caso di tornare la prossima stagione televisiva con una nuova edizione di Zecca o meno, lo rifacciamo. E il comico in questione ha quindi colto la palla al balzo per fare una battuta delle sue. Dipende da come finisce punto 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 se facciamo il 45% di share l'ultima puntata punto 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 dipende da voi punto 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 la palla passa a voi punto 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 45-50% di share. E l'ex marito di Belen Rodriguez non ha potuto far altro che farsi una grassa risata, la palla passa a voi. A prescindere dalle battute comunque questa edizione del programma in attesa del gran finale ha ottenuto un grande successo con una media di 1.762.000 spettatori a casa con uno share pari al 10,86%. E con questi dati risulta essere uno dei programmi già apprezzati in questa stagione televisiva sul secondo canale Rai. Come andranno gli ascolti giovedì prossimo? De Martino riuscirà a chiudere in bellezza?